Vediamo come impostare i parametri della legge di pioggia. Allora, se decidiamo di avvalerci, diciamo, della legge di pioggia, con i coefficienti, diciamo, della curva di probabilità pluviometrica, praticamente dobbiamo utilizzare, andare nel pannello di calcolo e dal pannello di calcolo, diciamo, cliccare sull'icona della legge di pioggia. Con questo pannello, diciamo, possiamo introdurre, quattro diverse tipologie di leggi di pioggia, chiaramente con i relativi parametri. Il primo elenco, diciamo, ci dà la possibilità di scegliere che tipologia di legge è. Se una monomia è un tratto, per esempio, se una monomia ha due tratti, se una legge ha tre parametri o se la regionalizzazione dell'API. Se la monomia è un tratto, abbiamo i due coefficienti a n che vengono messi in questa posizione. Se invece una monomia ha due tratti, allora abbiamo cinque parametri, due coefficienti a n nelle due spezzate, poi il valore del tempo in cui queste vengono modificate. Per la legge a tre parametri invece avremo tre parametri. E per la regionalizzazione del VAPI abbiamo diciamo, i vari compartimenti previsti, ciascuno con i valori diciamo, indicati nello studio del VAPI. Poi abbiamo puppine e fantoli per quanto riguarda la riduzione dell'aria e poi abbiamo una, diciamo, se abbiamo da noi configurazione acquistato anche il modulo legge pioggia, abbiamo la possibilità di calcolare una legge di probabilità pluviometrica partendo da dati osservati dagli annali ideologici. Possiamo anche, diciamo, indicare varie stazioni di pioggia sul territorio. Questo però lo vedremo in un filmato successivo. Ma la monomia a un tratto è la tipica legge, diciamo, di base con la quale diciamo partire per un primo dimensionamento della nostra rete.